La catena è un elemento molto importante perché permette la comunicazione tra motore e ruota e insieme al pignone e la corona forma la trasmissione finale. Come molti componenti di una moto, la catena è soggetta a stress, quali tensione e attrito. Parlando di tensione, questa in generale è sicuramente più accentuata nelle moto da cross, nelle quali la catena è sottoposta a più stress dovendo sopportare ad esempio salti ed ossi. L'attrito invece si verifica poiché la catena è a contatto con pignone e corona e durante il suo movimento provoca costantemente attrito con questi due componenti. Prima di tutto desidero precisare che anche se si tratta di un argomento semplice, ho deciso di trattarlo perché la catena deve essere sottoposta anch'essa ad una manutenzione ordinaria, che molte volte purtroppo si ritiene scontata. La manutenzione sta semplicemente nel pulirla, lubrificarla e tirarla. Sembrerà strano, ma una catena a cui si dà attenzione ha una durata esponenzialmente più lunga rispetto ad una catena che non riceve la giusta cura. La pulizia si deve effettuare quando ci si rende conto che la trasmissione finale è davvero tanto sporca. Polvere, fango, piogge e altri agenti contribuiscono al deposito di sporco sulla catena e il tutto sfregando rovina la trasmissione anche in presenza di grasso. Personalmente trovo che la posizione più comoda per effettuare questa operazione sia quella di usare un cavalletto da cross o da strada. Se voi ne siete sprovvisti, il lavoro vi occuperà un po' più di tempo. Per pulire tutti questi residui, io vi consiglio prima di tutto di usare dei guanti protettivi. Nel mio caso userò dei vecchi guanti da moto, per evitare di sporcarvi esageratamente le mani. Per questo lavoro si consiglia di usare petrolio bianco, chiamato anche petrolio lampante. Se ne siete sprovvisti potete usare tranquillamente la benzina, ma il petrolio bianco per questa fase è più indicato. Armatevi di un pennello o di uno spazzolino e cominciate a pulire la catena e la corona. In questo caso, non avendo lo spazzolino, io utilizzerò un pennello. Se usate il pennello, insistete molto e soprattutto usate molto petrolio bianco, quindi non andate a risparmio per quanto riguarda questo aspetto. Insistete sulle parti dove la catena risulta visibilmente più sporca e non dimenticatevi di pulire anche un po' il pignone e la cruna della catena. Se vi capita di bagnare la gomma, non vi preoccupate perché il petrolio bianco evaporando andrà via da solo. Una volta che ritenete che la catena sia arrivata ad un livello di pulizia abbastanza buono, asciugatela il più possibile con della carta da cucina o carta igienica. Dopodiché, aspettiamo un po' di tempo per permettere al petrolio restante, ovvero quello situato nelle zone più periferiche nelle quali è impossibile asciugare, di evaporare. Una volta fatto, siamo pronti per lubrificare la catena. Per la lubrificazione è consigliato usare solo ed esclusivamente grasso specifico per catene, quindi sono da evitare WD-40 e olivari non adatti per questo tipo di interventi. A differenza di altri prodotti, di grassi per catena ce ne sono di vari tipi, dal più economico e spartano al più costoso e pregiato. Per
Personalmente io uso un tipo di grasso abbastanza pregiato che tende a sporcare meno e a distribuirsi dappertutto. Inoltre non è acquoso come altri grassi che mi sono capitati per mano, quindi per il dosaggio basta una piccola quantità per soddisfare le esigenze della catena. Un errore che commettono molte persone è quello di non mettere grasso per molto tempo e dopo un po' aggiungerne troppo, oppure viceversa. In questo caso la catena non fa altro che rovinarsi, perché quando non è lubrificata abbastanza, tutta la trasmissione tende a raggiungere livelli di attrito più alti e temperature più elevate e quindi si consuma molto più velocemente. Mentre se vi è troppo grasso, oltre che a sporcare in modo spropositato tutta la parte posteriore della moto, potrebbe verificarsi addirittura lo slittamento e quindi non riusciremo a sfruttare appieno la potenza erogata dal motore. L'azione giusta da compiere è ingrassare la catena poco ma ad intervalli regolari. In questo modo avremo una lubrificazione più distribuita, più lineare e perciò più efficiente. Personalmente il mio metodo è lubrificare la catena ogni 1-2 volte che uso la moto utilizzando il cavalletto posteriore e spruzzare il grasso in modo da compiere 2 giri di catena circa. Io ritengo che questo metodo sia il migliore, ma se volete evitare un uso così ripetuto di questa operazione, il mio consiglio è di lubrificare la catena una volta alla settimana dando 3 o 4 giri di passata. In questo modo la lubrificazione sarà un po' meno efficiente, ma penso sia il miglior metodo per chi vuole evitare una manutenzione troppo maniacale. Se siete sprovvisti del cavalletto, fatevi aiutare da una persona che spinga la moto e intanto ingrassate la catena. Alcune persone preferiscono invece spruzzare il grasso solo in un punto e lasciare che si distribuisca per tutta la catena, ma trovo che questo metodo non sia efficace come l'altro. Per verificare se la catena è lubrificata in modo ottimale, basterà passarci un dito sopra. Se vi sporcate significa che è ben lubrificata, mentre se è asciutta e non vi sporcate significa che non è lubrificata abbastanza. Per tirare la catena si intende quell'operazione che serve per diminuirne il gioco. Il gioco, in questo caso, è la differenza di lunghezza, ovvero lo spazio che si crea quando si ha la catena in 2 posizioni, quando è tesa e quando non è tesa. Il gioco nasce, come dicevamo prima, dai continui stress a cui è sottoposta la catena. Il gioco ideale non esiste perché dipende da molti fattori, ad esempio la regolazione delle sospensioni, dal peso del guidatore, dalla geometria del veicolo e altri aspetti. In generale questo valore deve essere di qualche centimetro, ma per alcuni modelli di moto il gioco è esplicitamente indicato. Se la catena non è abbastanza tirata, oltre che a consumarsi molto velocemente, rischia di cadere e oltretutto anche in questo caso si rischia lo slittamento. Se la catena è troppo tirata, invece, nella peggiore delle ipotesi, si rischia la rottura della catena, che può andare a lesionare sia la moto sia il guidatore. Per prima cosa, però, voglio precisare che per compiere questa operazione, io vi suggerisco di non usare il cavalletto. Questo perché, avendo la moto in posizione normale, ci si rende conto meglio del gioco che è effettivamente la catena. Per intervenire sul gioco bisogna fare 2 semplici operazioni. Prima di tutto, svitare il dado del perno centrale della ruota. Successivamente bisogna intervenire sui 2 bulloni ai lati del forcellone. In alcuni casi la regolazione del gioco non si effettua tramite dei dadi sul lato del forcellone, ma bensì sul suo retro. I dadi faranno spostare avanti o indietro il perno, permettendo così di tirare la catena. Ricordate che nelle moto da strada si deve avere un po' meno gioco rispetto alle moto da cross, enduro o ai supermotard. Nel mio caso, dal lato della catena, se giro il bullone verso il basso, il perno va verso il motore e di conseguenza il gioco aumenta perché diminuisce la tensione della catena, mentre se giro il bullone verso l'alto, il perno va nel verso opposto rispetto al motore e di conseguenza il gioco diminuisce perché aumenta la tensione della catena. A questo punto però bisogna ricordarsi di una cosa molto importante. In questa situazione, se giro per esempio 5 volte verso il basso il bullone dal lato della corona, dovrò girare di 5 volte anche il dado che si trova dalla parte dove vi è il frenadisco, ma nel verso opposto, cioè verso l'alto. Quindi, prima di agire, ricordatevi di contare quante volte girate il bullone, perché in caso contrario la ruota resterebbe leggermente storta. Dopo aver regolato il gioco ideale, ricordatevi sempre di mettere il dado.
Come ultima accortezza, provate a spingere la moto e a salirci sopra per vedere se effettivamente la catena risulta avere gioco anche quando le sospensioni sono a fine corsa. Se ritenete che la catena non sia ancora abbastanza tirata, allora basterà mollarla un altro po'.